Ciao ragazzi, oggi sono qui per mostrarvi un drone low cost a poco più di 100 euro. Poi ovviamente a seconda della versione possiamo pagarlo leggermente in più con due o tre batterie. Pensate che questo drone che vi mostro qui pesa soltanto 247 grammi, quindi siamo in una categoria differente rispetto ai classici droni da 300 o 500 grammi, poiché si hanno diverse agevolazioni. Ad esempio la prima è la possibilità di pilotarlo senza il patentino, mentre per quanto riguarda la assicurazione la dovrebbero avere tutti i droni, anche i droni a scopo hobbistico, ma il costo annuale è davvero molto molto basso. I 100 euro è davvero difficile trovare un drone del genere sotto i 250 grammi e con una camera che riesce a fornire una risoluzione di 4K e 2,7K. Abbiamo quattro motori brushless che sono davvero molto potenti, permettono di volare anche in condizioni ventose e soprattutto hanno una grande longevità rispetto ai motori a spazzola che, come sappiamo, non sono il massimo. Il drone è così piccolo che quando viene richiuso può essere tranquillamente portato in uno zaino, ma anche in una borsa più piccola insieme al radiocomando che, come vedete, ricorda un po' i prodotti DJI, poiché abbiamo diverse informazioni anche sullo schermo e anche un po' lo stile quello del radiocomando. Per l'applicazione abbiamo MJRC Pro che troviamo sullo store, che è un'applicazione tutto sommato ben fatta che non mi ha dato nessun problema durante il volo. Andiamo a vedere sempre il drone da vicino. Vi ricordo che comunque la camera che abbiamo sulla parte frontale non è dotata di gimbal a tre assi, quindi questo può influenzare negativamente sulla stabilizzazione, soprattutto durante il vento, ma effettivamente veramente ha una buona risoluzione. Dopo vi faccio vedere una buona qualità dell'immagine, anche la gestione della luminosità veramente ottima. Ho utilizzato il 2,7K 25 fps piuttosto che utilizzare il formato 4K 16 fps, poiché mi sembra veramente molto molto lento. Un altro lato negativo della camera, ma questo comunque è dovuto al peso sotto i 250 grammi, è che non abbiamo un motore elettrico per ruotarla, ma dobbiamo andarlo a fare in manuale, quindi ogni volta se vogliamo cambiare ripresa dobbiamo far scendere il drone e andare a sistemarlo. Vi ricordo che il drone come sistema di posizionamento utilizza il GPS, dove vengono presi anche 15-16 satelliti, come vedete qui in sovraimpressione, che ci permette di avere non solo la possibilità di ritorno a casa automatico se lo perdiamo o se crasha l'applicazione, ma di tenerlo stabile in volo anche quando non muoviamo gli stick. Inoltre c'è anche una funzione di hovering che rimane a quell'altezza. Il piccolo display ci dà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, tra cui la distanza in metri in altezza, la modalità, come vedete, modo 2, la potenza dei motori, autonomia del drone, del radiocomando e soprattutto se stiamo scattando foto o registrando video. Ma le stesse informazioni sono comunque riportate sull'applicazione. La guidabilità del drone è ottima ed è molto leggero, quindi si ha un'ottima reattività nell'utilizzo del drone. Come ho detto, la ripresa in condizioni ventose, oppure comunque se pilotiamo in modo brusco, sicuramente non verrà ottimamente perché non c'è nessun tipo di stabilizzazione come vi ho anticipato. Però il drone costa 100 euro, quindi veramente non si può chiedere questa funzionalità. Come anticipato prima, il sistema GPS, che è molto preciso e i satelliti subito vengono agganciati, ci permette di avere un vantaggio non da poco, quindi c'è la possibilità di farlo tornare a casa o comunque anche in caso di batteria scarica lui si avvicinerà ed è molto preciso nel ritorno a casa, anche perché oltre al sistema GPS come posizionamento abbiamo un sistema ottico. Inoltre nella parte inferiore, guardate la chicca, c'è anche un LED che permette di accenderlo e di illuminare la zona dove sta atterrando. Questo è utile soprattutto di sera o di notte dove non sappiamo dove farlo atterrare perché magari è buio e ci dà sicuramente una funzionalità in più. Sulla parte bassa inoltre troviamo l'ingresso della micro SD che ci permette di registrare i file in formato nativo piuttosto di utilizzare quelli registrati dalla modalità FPV a 5,8 GHz che ha un bitrate basso proprio per evitare lag o
in puntamenti. Andiamo a rimuovere la batteria, però voglio mostrarvi come è alta la qualità degli assemblaggi di questo prodotto. Come vedete non ci sono sbavature e ci dà una sensazione veramente di prodotto molto compatto. Anche le braccia, quando le si vanno a chiudere ed aprire, sono molto resistenti. La batteria è a cartuccia e va inserita sulla parte superiore ed è da 1500 mAh. Permette un'autonomia tra i 12 e i 15 minuti e quindi vi consiglio, per poco in più comunque, di acquistare il set da 2 o 3 batterie. L'applicazione fornisce comunque diversi dettagli utili al pilotaggio del drone, tra cui la parte superiore dove ci dà eventuali informazioni su assenza di segnale, interferenze o altro. A sinistra abbiamo atterraggio e decollo automatico, mentre in basso possiamo switchare la modalità mappa, di appunto dovrebbero essere caricare le mappe, ma purtroppo non funziona. Invece a destra abbiamo tasto foto, tasto video, la possibilità di rivedere i file e le impostazioni. Dall'applicazione possiamo settare anche quella che è la massima distanza per l'altitudine e la distanza, il semidiametro della modalità orbit e anche l'altezza del ritorno a casa automatico, che avviene tramite GPS. L'applicazione ha delle funzionalità utili sulla parte superiore, perché ad esempio ci dà informazioni sulla batteria se è scarica, informazioni sul radiocomando e soprattutto vi ricordo che quando la batteria è sotto una determinata percentuale non ci farà allontanare, ma soprattutto ritornerà da solo in base con il ritorno automatico precisamente da dove è partito. La qualità è davvero ottima per questo drone, anche la gestione dell'illuminazione, che secondo me è di gran lunga superiore a tanti altri prodotti economici di questa fascia di prezzo. Veramente non ho mai trovato qualcosa del genere come qualità della camera e come risoluzione. Peccato che purtroppo l'assenza del gimbal a tre assi vada a influire negativamente sulla videoripresa, e soprattutto lo si nota in condizioni di vento forte o in condizioni di pilotaggio un po' più brusco, soprattutto nelle virate e nei cambi di direzione troppo veloci. Per il resto invece è davvero un ottimo prodotto, anche per quanto riguarda l'aggancio dei satelliti, il ritorno a casa che è molto preciso, il ritorno a casa automatico, mentre per quanto riguarda la distanza si riesce ad avere un range massimo di 250-300 metri senza ostacoli. Al momento il miglior prezzo è di TomTop, per circa 100 euro nella versione con una batteria, fino a 126 nella versione da 3. Consiglio ovviamente almeno 2 batterie, e il miglior prezzo che potete acquistare con PayPal, e il prodotto è spedito dalla Germania, quindi arriva in tempi brevi e senza costi doganali. Per qualsiasi dubbio o domanda vi prego di lasciare un commento qui sotto. Un saluto e alla prossima.